siete un po' storti, però ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Trattorie Nascoste, Napoli Edition. Ci troviamo in zona Garibaldi proprio perché la prima trattoria si trova nascosta, infrattata in queste viuzze. Andiamola a scoprire, vamos! Per me, a quanto ho capito, è un'istituzione qui a Napoli e sto parlando di Mimì alla ferrovia. Adesso in cucina si trova il figlio dell'ex proprietario, che ha fatto esperienze in molti ristoranti stellati ed è tornato qui nel ristorante con una cucina tipica napoletana, però diciamo rivisitata in chiave moderna. Quindi troviamo dei piatti uniti ad altri di altre culture, ad esempio i bao alla genovese che mi hanno consigliato da provare. E niente, andiamo a vedere un po' cosa succede. Ragazzi, non so se ci rendiamo conto, ma questo posto non ha senso. Cioè, c'è stata una quantità di personaggi famosi infinita. E adesso stavo parlando appunto con questo cameriere che lavora qui da tipo 4 giorni e mi ha detto che lui non l'aveva mai sentito parlare. È entrato qui e tipo ogni volta che gira trova un personaggio famoso nuovo. C'è Schumacher, Maradona. La poeta, non con Giovenza, la famiglia del Piero. Io due volte perché qua e poi c'è l'altra foto che è. C'è un'altra foto con del Piero. Eccola lì. Gaetano. A te lei è grandissimo. Sì. Immancabile Gigi D'Alessio. Cioè, questo qui è uno di quei ristoranti che la gente dovrebbe dirti devi andare da Mimì quando vai a Napoli. Invece nessuno me l'ha mai detto. Cioè, dovrebbe essere una costante. Che viene a Napoli e viene da Mimì. Un museo? Cioè, roba. Scusate, ma in che senso? Ma il cavaliere. Si inizia subito con gli antipasti, con questi bao, che sarebbe il panino giapponese cotto a vapore, con dentro il ripieno del sugo alla genovese della pasta, quindi quel sugo fatto con le cipolle e lo stracotto di carne. Una combinazione molto interessante fra cultura e cibi che non si trova a giro per la città. Panino super soffice, tutto bello sugoso. Ciao ragazzi, buon appetito a tutti. Ha un botto confortevole in bocca, incredibile. Salsina sopra buonissima. La carne dentro è bella presente, tutta sfilacciata. Che poi è totalmente inaspettato perché ti immagini un posto così, fanno i piatti super tradizionali, super tipici. Invece bao alla genovese. Più bao con la genovese ci devono essere al mondo. Carbonizzati. Poi è molto figo questo ristorante perché mi diceva che me l'ha consigliato che ci vengono sia turisti che lavoratori, quindi si incontrano qui, zona ferrovia, zona stazione, quindi è proprio un punto di incontro, di ritrovo fra tutti. È pazzesco, incredibile. Mi è arrivata diciamo una proposta dello chef, ovvero il peperone ripieno, un piatto della tradizione che non si trova spesso nei ristoranti, si è andato un po' a perdere. Però sono super curioso perché insomma è una ricetta che viene tramandata da 45 anni con dentro mollica di pane, uovo, prosciutto cotto, all'esterno peperone grigliato, poi gratinato. Insomma è un'esplosione di sapore, arriva un profumo che è incredibile. Parlare italiano, no? Sì, sì, sì. Ma come parli? Si parla toscano. Toscano, l'italiano corretto, dai. Italiano. Lei è il proprietario. Ma Mimì chi è? Ah, lei è Mimì, ok. Sono il quarto, Ah, ok. C'è un paese che si chiama Pitignano. Ah, Pitignano, bellissimo Pitignano. Tu dove stai? Io ho 40 minuti da Pitignano, ma è bellissima quella zona. Con i passaggi del tufo. E fanno ottimo. E Sorano. Ah, beh, per eterno. No, bella zona quella. Quarta generazione. Quarta generazione. Quindi da quant'è che è aperto? Sono 80 anni. 80 anni. Questa lardiata è una ricetta un po' rivisitata dallo chef, infatti c'è il provolone, i pomodori gialli, i pomodori rossi, il lardo messo a fine cottura e non soffritto come la ricetta originale che aveva solamente il lardo e i pomodori San Marzano. Però è proprio una ghiottoneria. C'è qui il paradiso della scarpetta.
Wow, è un'esplosione fra il pomodoro, il lardo, il formaggio, il basilico. Ragazzi, ma perché nessuno mi ha mai... Cioè, la cosa strana è che non si sente il nome di questo ristorante. Cioè, o perlomeno non fra i turisti. Il che è buonissimo come cosa. Io spero veramente che durante i vostri viaggi a Napoli ci passiate, perché merita di brutto. E volete sapere la cosa ancora più divertente? È che inizialmente fino a ieri sera non dovevo venirci qui. Cioè, avevo detto... No, beh, dai, mi sembra il classico ristorantino scicchettino. Non è la trattoria che cerco io. E in questo caso le foto su Google mi hanno ingannato di brutto. Cioè, inizialmente dovevo andare in un ristorante di pesce che aveva il menù tradotto anche in inglese. No, che spettacolo. Io questa la chiamo poesia. Fate un po' voi. Quando si fa scarpetta è direttamente proporzionale alla bontà del piatto. Con questo piatto, fra il provolone, il lardo, l'olio, ho assunto una quantità di grassi che mi basterà per tutto l'anno. E ragazzi, sto morendo dopo il peperone, il bao, il piatto di pasta. Però mi hanno convinto a assaggiare la pastiera, la fettina me la faccio portare, anche perché tutti i dolci li fanno loro, quindi si provano. Più si va avanti con questi video sulle trattorie nascoste a Napoli, più si alza il livello, secondo me. Si alza l'asticella, porca vacca. Interno bello soffice, la ricotta buona, inumidito dall'acqua di mille fiori, se non mi sbaglio. Potrei aver detto una cappellata. I granelli di grano dentro insieme ai canditi, spettacolare. Ho finito gli aggettivi. Questa è Napoli che voglio sentire io. Non ha senso aggiungere altro. Secondo me, conto finale 35 euro. Prezzo super onesto per antipasto, primo, dolce, coperto. Adesso ci spostiamo verso la seconda trattoria di questo video, anche se potrebbe già chiudersi qui, che è un altro mostro sacro della cultura culinaria napoletana. L'antica osteria d'Attonino. Questa qui, ragazzi, è una pietra miliare. Dal 1880. Ci troviamo nella zona di Chiaia, vicino alla scorsa trattoria, quella dove sono andato a mangiare la pasta alla genovese. E questo qui è veramente un posticino, tanta roba di nicchia, piccolino, molto ristretto. Ho prenotato circa 2 giorni fa, quindi vi consiglio di fare lo stesso, magari, se volete venirci. Menù semplice, molto contenuto, antipasti, primi, secondi e poi contorni. Come è giusto che sia, un'osteria è così, cioè è bello. E ovviamente non c'è la traduzione in inglese, che è tanta roba. E si inizia subito così, con la parmigiana di melanzane. Classico piatto estivo del sud Italia. Perciò niente qui da osteria d'Attonino. Buon appetito a tutti. Non è una parmigiana di melanzane questa, c'è una crema. La salsa saporita con il basilico, il sapore del basilico. Le melanzane sono cremosissime. Osteria d'Attonino che va avanti da 6 generazioni, con la filosofia dell'osteria, ovvero che si cucina quello che si trova, insomma il mercato, quello che offre la stagione. Ci sono al massimo circa 10 tavoli, a volte si uniscono anche le persone allo stesso tavolo, si possono unire, che ne so, operai, avvocati che si ritrovano qui, parlano, tu mangiano tutti insieme, è un ambiente incredibile. Il sapore del formaggio. Che spettacolo questa parmigiana. Annientata. E adesso si va con il primo, gli gnocchi alla sorrentina. È la prima volta che li mangio qui a Napoli e sono super in hype per questi, perché pomodoro, mozzarella con gli gnocchi. Che fai, te ne privi? No. Sto sbavando. Sono un super mega fan degli gnocchi e mangiarli qui in un tegamino di coccio a Napoli è... bellissimo. Non riesco più a parlare, mi sono bloccato, la salivazione a 1000, sono proprio impappinato adesso. Appena l'ho messo in bocca, il mio primo pensiero è questo qui, cioè ci sono un po' di gnocchi nel mio ragù napoletano. Comunque quando mi immagino un gnocco allo sorrentino, lo immagino super carico di mozzarella, che è super filante, ovvero come lo faccio io a casa praticamente. In questo caso non ce n'era così tanta, il che... vi devo dire, magari effetto meno scenico perché non è affilante, non fai mega fili di mozzarella. Però il problema di quando ci metti tante mozzarella è che
si raffredda e diventa tutta allappata, tutta gommosa e ti strozzi. Qui è perfetto, c'è il giusto equilibrio proprio. Perciò ragazzi, direi ottima chiusura con Osteria da Torino. Ci sta di brutto, un posticino, tanta roba, bello storico come lo cercavo, nascosto, e super felici di esserci passato. Come al solito spero di avervi fatto scoprire dei posticini interessanti dove venire a mangiare qui nella città di Napoli. Fatemi sapere nei commenti se vi sono piaciuti a voi napoletani questi posti, se li conoscevate, e noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.